Per il ciclo Filo Diretto, il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale ha presentato il 26 novembre a Palazzo Lascaris il volume Ravensbrück di Germain Thion. L'autrice, scomparsa nel 2008, è stata arrestata nell'agosto del 1942 e deportata come prigioniera politica nel campo di concentramento nazista vicino a Berlino. Nel libro ricostruisce il luogo, partendo dalla sua esperienza, unendo la testimonianza personale con la documentazione storica. Si ritrovano in quelle pagine la brutalità con cui Germain è stata accolta nel campo, la crudeltà delle sorveglianti ed anche i profili delle giovani donne che lei ha conosciuto prima che venissero uccise. Beh, questo libro è il lavoro di una vita, è frutto di decenni di ricerca e di elaborazione della propria esperienza da parte dell'autrice, che intreccia in maniera grandiosa la propria testimonianza e la testimonianza delle sue compagne di prigionia con il lavoro di ricostruzione storica che ha fatto in tutti questi anni.